Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi cuciniamo tre ricette buonissime con una farina che secondo me non deve mai mancare nella vostra dispensa. Sono Diana e oggi cucineremo ben tre ricette con la famosissima farina di ceci, quindi vi mostrerò come potete sfruttare un solo tipo di farina in cucina per preparare una moltitudine di ricette buonissime. Ovviamente le ricette di oggi sono tutte senza glutine, senza latticini e la gran parte sono anche senza uova, quindi adatte un po' a tutti. Ora non perdiamo tempo, cuciniamo subito. Ah, e se siete nuovi qui sul canale lasciateci un mi piace e iscrivetevi per non perdervi le prossime ricette, ci aiuta sempre a crescere il nostro canale e a condividere con più persone ciò che facciamo. Adesso cuciniamo davvero. La prima ricetta che cuciniamo è la famosissima farinata di ceci, perfetta per il pranzo o perché no per una colazione salata. In una ciotola uniamo 250 g di farina di ceci e gradualmente uniamo anche 700 g di acqua, continuando a mescolare bene per sciogliere i grumi. Se non avete mai fatto la farinata in casa, noterete che l'impasto risulta molto molto liquido. Non spaventatevi perché è assolutamente giusto. Ora aggiungiamo 40 g di olio d'oliva e mescoliamo. Infine aggiungiamo 8 g di sale. Secondo la tradizione, la farinata va fatta riposare almeno 3-4 ore. In questo modo la farina assorbe bene l'acqua e otterrete un impasto più omogeneo e quindi migliorerà poi anche la riuscita della farinata. Ad ogni modo, se non avete tempo, se siete di fretta e volete la farinata subito, io l'ho già fatta anche senza il riposo e vi assicuro che viene comunque bene. Ad ogni modo, noi rispettiamo la tradizione e adesso la facciamo riposare. Il mio consiglio è quello di preparare l'impasto la sera prima, lo mettete in frigo per tutta la notte e in questo modo avrete l'impasto pronto il giorno dopo, non dovete aspettare nulla tranne che il tempo di cottura. Trascorso il tempo di riposo, riprendiamo la pastella e rimuoviamo la schiuma che si è creata in superficie. Accendiamo anche il forno statico a 200 gradi. E nel frattempo prendiamo 3 cipollotti, ma va benissimo anche la cipolla normale, rossa o bianca, li puliamo molto bene e li tagliamo a rondelle. Ora prendiamo una teglia abbastanza grande, la ricopriamo con un foglio di carta da forno e la spennelliamo con circa 20 g di olio d'oliva. Ora versiamo la pastella all'interno. Aggiungiamo anche i nostri cipollotti tagliati precedentemente. E infine una spolverata di rosmarino. Cuociamo la farinata a 200 gradi per 25 minuti. Una volta cotta la facciamo intiepidire, dopodiché possiamo tagliarla e gustarla. Potete conservare la farinata in frigo per un paio di giorni. Ora prepariamo una buonissima focaccia di ceci con olive e cipolle, sofficissima e fragrante, ispirata dal nostro secondo libro. Se ce l'avete la trovate a pagina 54. In una ciotola uniamo 150 g di farina di ceci, 3 g di lievito di birra secco. Se la vostra bilancia non pesa 3 g, a volte può capitare, prendete semplicemente la bustina di lievito di birra, solitamente pesano circa 7 g, e utilizzatene semplicemente metà. Uniamo anche 6 g di cuticola di psiglio.
Per dare sostegno alla nostra lievitazione, quindi alla nostra focaccia, come sapete noi aggiungiamo un addensante, in questo caso appunto la cuticola di psiglio, che svolge proprio questa funzione. Ad ogni modo, se proprio non riuscite a trovarla o se volete fare subito la focaccia e non avete la cuticola in casa, potete comunque utilizzare i semi di chia o chia oppure i semi di lino. E vi consiglio ad ogni modo di utilizzare non proprio i semini ma le farine di questi semi, quindi macinate finemente. Ad ogni modo, nei vari esperimenti che io ho fatto durante gli anni in questi tipi di impasti, ho notato che il gel creato dai semi di chia e anche da quelli di lino non è proprio uguale a quello della cuticola, e io vi consiglio proprio di utilizzare la cuticola per ottenere proprio il risultato migliore. Vi lascio il link qui sotto della stessa che utilizziamo noi. E mescoliamo il tutto. Aggiungiamo anche 10 g di olio d'oliva e 150 g di acqua. Dovete ottenere un impasto molto morbido. Infine aggiungiamo anche il sale. Ora prendiamo un foglio di carta da forno, lo bagniamo e strizziamo bene e lo utilizziamo per ricoprire uno stampo da circa 28 cm di diametro. Spennelliamo la carta con un cucchiaino di olio, dopodiché distribuiamo l'impasto all'interno. Facciamo lievitare la focaccia per un'ora, io l'ho coperta con una ciotola più grande, oppure potete metterla anche nel forno spento con la luce accesa. Ora prendiamo una cipolla, ne utilizziamo soltanto metà, la sbucciamo e la tagliamo a fettine. Trascorso il tempo di lievitazione, possiamo condire la focaccia con la cipolla tagliata e con una manciata di olive verdi tagliate a pezzetti. Finiamo con un cucchiaino di olio d'oliva e siamo pronti per infornare. Cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti. Una volta cotta, rimuoviamo la carta da forno e possiamo tagliarla e servirla subito, ancora calda. Ora prepariamo dei buonissimi biscotti di ceci e mandorle, friabili e profumatissimi, perfetti per la colazione o merenda. In una ciotola uniamo 80 g di farina di ceci, 120 g di farina di mandorle, la scorza grattugiata di un limone, 3 g di lievito in polvere per dolci e mescoliamo il tutto. Uniamo anche 40 g di olio di semi di girasole, 90 g di sciroppo d'acero e mescoliamo. Ora spolveriamo il tavolo con poca farina di ceci e impastiamo leggermente a mano in modo da ottenere un panetto liscio e omogeneo. A questo punto creiamo un cilindro e andiamo a tagliare i nostri biscotti con un coltello leggermente bagnato. Diamo una forma più regolare ad ogni biscotto, dopodiché li distribuiamo su una teglia ricoperta con carta da forno. Infine prendiamo circa 20 g di cioccolato fondente, lo tagliamo a pezzetti e lo utilizziamo per guarnire i biscotti.
Ora cuociamo nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 8-9 minuti. Vi ricordo che ogni forno è diverso, quindi mi raccomando, tenete sempre d'occhio la cottura in modo da non bruciare i biscotti. Questi biscotti vengono benissimo anche con la farina di nocciole. Vi basterà semplicemente prendere le nocciole e frullarle finemente, come ho fatto io con le mandorle. In entrambi i casi vengono buonissimi. Ma ora ditemi nei commenti se avete mai utilizzato la farina di ceci, se vi piace ovviamente, e soprattutto in quale ricetta l'avete utilizzata. Ed ecco qui pronti i nostri biscotti. Io li ho già fatti raffreddare, mi raccomando fatelo anche voi, e noterete che appena li sfornate risulteranno molto molto morbidi, vi sembreranno quasi crudi. State tranquilli perché è assolutamente normale, infatti i biscotti poi induriscono una volta che si raffreddano. Ragazzi, io spero tantissimo che queste tre ricette con farina di ceci vi siano piaciute, sono una più buona dell'altra, ve lo assicuro, e vi consiglio assolutamente di provarle. Se non siete iscritti ancora al nostro canale, fatelo subito, è totalmente gratuito e ci aiutate tantissimo a divulgare questo stile alimentare sano e consapevole. Inoltre vi lascio il link per tutte le ricette scritte che abbiamo cucinato oggi qui sotto nella descrizione, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!